Diciamo che il cinema è sempre stato un po' nella tua vita, perché hai esordito piccolissima proprio insieme alla mamma. Sì. Hai qualche ricordo? Tanti, ma il primo ricordo è stato in un film di Paolo Villaggio e poi da lì abbiamo fatto a 15 anni mi sa una comparsa con Ettore Scola, con Massimo Troisi. E poi mia mamma mi ha sempre consigliato, anche se io ho sempre fatto quello che ho voluto, però gli ho sempre chiesto un'opinione e un parere e un consiglio. E li ho quasi sempre seguiti, ogni tanto mi sono lanciata in cose che magari lei non era proprio molto d'accordo, però in realtà ci diamo sempre un po' di consigli, quindi sempre me li dà. Oltre che come attrice, hai lavorato anche come conduttrice, sei anche cantante. Abbiamo visto che hai partecipato anche a qualche reality. Ti chiedo, in un'era di internet e dei social, quanto è importante appunto essere presente sui social e se questi social possono aiutare appunto la carriera a diventare noti, ecco. Allora, quanto possono aiutare non lo so, vedo che è un mondo dove viene chiesto molto quanti follower hai. Non lo so, per me, arrivo a 50 anni il 10 ottobre adesso, quindi ho vissuto senza social per penso metà della mia vita. Mi divertono, ma non è una ragione, cioè conosco tante persone che non li usano e penso che bisogna prendere tutto un po' alla leggera, non farsene proprio chissà che cosa, cioè è divertente, non è un motivo di vita o di morte, che sia ben chiaro per i ragazzi, cioè chi se ne frega se ti seguono o non ti seguono, la vita non è quello. So che sei anche stilista? Guarda, più che stilista stiamo producendo delle borse vegane e cerchiamo di fare delle produzioni vegane, quindi stiamo cercando tutte le aziende che vogliono convergere e fare cose diverse, fare uno shift. E per ora ne abbiamo trovate 3-4 molto carine e con cui stiamo facendo dei progetti meravigliosi. E anche futuro stilista? Diciamo di sì. Che vengo qui, il paese lo devo ancora visitare tutto, per ora ho visto solo un pochino e quello che ho visto mi ha commosso, perché comunque vedere quello che è stato fatto in così poco tempo, tra l'altro con il temporale, i disastri, cioè incredibile, proprio uno spirito bello, accogliente, e siamo molto emozionate per domani, non vediamo l'ora.